stanno bene, non mi abbassano, ma mi stanno bene. Però io voglio che per i figli dei miei figli, i figli, che si costruisce qualcosa, se no qui ritorniamo come a tempo prima della guerra, che c'era più niente, che temevano col frustino quando andavano a cogliere l'oliva. Come crede si può A mio padre gli menavano col frustino quando andavano a cogliere l'oliva, ha capito? Quando il fattore passava col frustino, che volevo ritornare a quei tempi? Non lo so io, ma tanto te ne è una mossa, no? Come pensa che si può trasmettere ai giovani questa energia, questa voglia di cambiare che lei dimostra adesso, dopo tanti anni? Sempre perché non bisogna mai arrendersi, non ti puoi arrendere perché sennò sei morto prima del tempo. E il giovane io glielo dico sempre, nel mio piccolo, quello che gli posso dire quando li incontro, li vedo tutti e due abbacchiati, buttati. E come le C'ho rispondono? una tristezza dentro io, non per me stesso, per parlare sempre di me, dei soldi, ma i soldi sono del diavolo, però dico, costruiamo qualcosa per questi giovani, no? Non pensate a spappolare tutto voi lassù, state sempre a fare godere la scena politica, fate, ma non concludete niente. Quello va in Francia, quello va, se fa la politica sua, quell'altro va. Ma che state a fare? Ma volete fare qualcosa? Io vi chiedo di fare qualcosa, ma guarda, per voi pure, per sentirvi bene, perché non è che ti senti, c'hai 10.000 euro in tasca che ti senti bene, come ti comporti, la coscienza che ti dice. Te che sei politico lì che non sta a fare niente, cade Prodi, cade, ma che te frega chi cade? Qua devono dare quello che devono dare, devono fare. No, perché io no, prima ho fatto cadere, prima non mi accusa, non mi accusa, ma tu lotta per giusto, poi vedrai che sarai ripagato dagli operai. Chi lotterà per giusto sarà ripagato. Politicamente e tutto quanto, perché i giovani cercano questo. Lei ha una visione positiva per il futuro dell'Italia? Cosa sente? Io penso che deve iniziare qualcosa a fare, perché questi qua, non lo so, si devono fare un po' dietro. Qualcuno si deve levare questi madus vecchi che si mettono là a parlare delle loro glorie, delle loro cose. Questi qui si devono levare, devono dare una speranza a questi giovani. Devono ricambiare le cose politiche, metterci i giovani. Mentalità più fresca. Mentalità più fresca, più sanno che cosa sta succedendo. Forse loro lo sanno, ma non gliene frega niente. Non lo so. Non gliene frega niente, allora che ti chiami a fare compagno? Ti chiami compagno giusto per dirti così? Se compagno ti guadagnate 10.000 euro al mese a far deputato, assessore, non so, ma che ci fai con questi soldi? Che ci fai? Ti stai bene? Crede che sia ancora Allora giusto parlare di compagno quando anche io parlo, nel io comunismo sarò. russo è caduto questo? No, io del Comune Russo Che non. intende lei per compagno? Io compagno dentro una democrazia, espressione di parola che tutti possono dire, no, compagno, la dittatura io non l'ho mai potuta accettare, quella russa, quella che hanno fatto, io non c'entro niente con quello, io costruisco una politica sociale democratica, voglio che una democrazia, che tutti quanti, che non si torna alle vecchie cose, quelle brutte, che hanno passato i miei genitori e tutta quanta gente che è stata esiliata, accusata. Questi giovani devono far ingattivire, perché questi anzi non si stanno ingattivire adesso, non si stanno a drogare, il 50% si drogano, chi se pia a fine settimana, chi se la pia tutti i giorni, e stanno cosa di così. Però se si dovessero svegliare, non so che potrebbe succedere. Se questi qua si stufano di fare sta vita. Sembra quasi un interesse dei politici, quindi mantenere i ragazzi sotto controllo con droghe, No, così non hanno la io no, possibilità di che, pensare. no, io non è che sia interesse loro, è soltanto che loro non fanno niente. Non è che loro c'hanno pure i loro figli, perché pure se c'hanno i soldi possono andare a finire pure loro, no? Pure i figli dei ricchi, diciamo, pure i figli Quindi tutti. non parliamo di una situazione ghettizzata, solo una No, borgata, io non penso, io è un penso che problema generale. penso che se sono addormentati, vivono nei sogni. Non c'è la realtà, poi la gente che soffre, se vai a vedere la mattina quando la gente va a lavorare senza sicurezza, senza niente, sta proprio a pezzi, poi oh, io ho trovato un lavoro, cioè forse uno domani mi affitta a lavorare al supermercato 10 giorni, quello l'affitta a lavorare una 10, che ti affittano, che sei?
Se legge che contratti a progetto che non servono a niente, ti danno liquidazione e niente, ti danno sotto 5 euro, 4 euro, se te lo notavi, la legge è quella. E hanno fatto le leggi che 4 euro l'ora, 3,80 euro, 4 euro, chi te ne dà 6, chi ti... Ma come non danno una possibilità per progettare un futuro in maniera concreta? No, ai ragazzi gli serve un lavoro, una sicurezza. Per formarsi una famiglia, comprarsi una casa e attivare l'economia, perché sono loro che riattivano, così ne viene manco più la pensione. Alla fine questa cosa si è conquistata dalla pensione, va a sparire tutto, se le stanno a vendere tutte per allungare, per mandare uno a 80 anni quando è in pensione. Dico, che sta a fare? È morto che cammina dentro al posto del lavoro, che c'era 67 anni che si trascinava i piedi davanti, che io dovevo lavorare perché ho 35 anni di pensione. Figurate questi adesso! E quando ci va? In pensione, pieno 200 euro. Ma manco le pieno, devono stare in raccatto sociale. Dammi 2 soldi che vanno dai preti, se famo da pasta, quelli poverelli, perlomeno vanno là al supermercato, vanno alla busta al sabato e ti danno una busta per mangiare un po' di pasta. La gente fa la fila là dai preti, fa la fila. Che dignità c'è? Cioè, che cosa come essere fa umano, fa la fila dalle chiese. Dalle chiese? Si presentano, c'ho fame, si presentano con... Anzi, che questi... Normali famiglie, persone... Ma normali famiglie che tu le vedi che camminano normali, però non ce l'hanno. Questi non ci crede che non ce l'hanno. Questa è una falsa ricchezza, quello che vedi, le macchine che girano e tutto. E tu, con 50 euro ti danno una macchina, sei fottuto, poi con 30 euro ti danno la televisione, un altro 20 euro ti danno quello, ti hanno levato tutte le 700-800 euro che prendi. Io mi sono fregato, io cioè non ce l'ho tutte queste cambiali, io mi rimango io 800 euro, 800. Io se ce l'ho, se no sto senza televisione, sto senza niente. Me ne frega niente, mi hai capito? Io non mi posso mettere a rovinare. E insegnare ai giovani che i soldi si devono ritornare al consumismo, ma le cose giuste, serie, sia la tecnologia, cioè, certo i giovani sono il computer, questo è giusto, tante cose. Che oggi si è cambiati i tempi, bisogna cambiare, però non buttarli nella sfrenata ricchezza. Se quello non può, quello può, tu non puoi, i ragazzi mischiati che vanno in giro, quello c'ha il Ferrari, dentro le case popolari uno è venuto col Ferrari e quello non ce l'ha. E amico di questo ragazzo, delle case, alla fine quello si sente proprio... Ma quindi creano in quella persona un bisogno di anche lui, magari sì. Sa che se è uno stabile che magari non riesce a corrompere, se no il giovane è fatto che si corrompe facilmente perché è debole, non c'è una cultura sociale, prima c'era come noi, c'eravamo, posso sono rimasto così. Invece non ci sta manco quello, perlomeno non c'hai i soldi, però c'è una cultura politica, sociale, morale, forte, sì, morale. Sì. Non c'è più la morale, sì. Non c'è la morale, vanno a fare le vallette, vanno a stare a fare le vallette, no, fanno come... Se i ragazzi in televisione vanno a fare le vallette, si buttano in tutti i parti per cercare di apparire, perché per rimettere due soldi, come poracce, li capisco, che stanno là, vabbè, vengono criticati, ma che devono fare? Si spogliano, fanno qualcosa per portare la pagnottella a casa, per 2 soldi. Io conosco uno che va a lavorare, uno che ha 50-55 anni, va a lavorare, programma pure che si va a lavorare in televisione, ma se che soldi gli danno? Quelli gli danno 50 euro 3 volte a settimana. Questo è uno spettatore in un programma. È uno che suona al pianoforte, sì. Fanno un programma e gli danno...